nel cammino della novena della Madonna del Conforto, celebrare oggi la giornata del malato, la giornata mondiale del malato, è momento di particolare festa e di particolare vita di comunità. La presenza nella Chiesa, nella comunità cristiana, che poi è la presenza nelle nostre comunità civili, nelle nostre parrocchie, nelle associazioni, nelle famiglie, la presenza di chi vive l'avventura della malattia, di chi si trova ad essere bloccato, di chi incontra la fragilità della vita, di chi sperimenta le fragilità di una disabilità che può incontrarci. La presenza di tutte queste persone è presenza viva, presenza preziosa nella vita della comunità e nelle nostre famiglie. Allora, celebrare oggi la Giornata Mondiale del Malato, celebrarla qui nella Cattedrale di Arezzo, vuol dire condividere e accogliere con queste presenze preziose tutti coloro che vivono l'avventura della malattia, condividere oggi un incontro di benedizione, di grazia, di gioia. E come dicevo, lo sguardo si allarga oltre la cattedrale per arrivare ai nostri ospedali, e saluto qui i cappellani degli ospedali, e poi arriva a tutte le realtà delle case di riposo, dei luoghi di cura, dei luoghi di ospitalità, dei malati e degli anziani. E a tutti loro va il saluto e la benedizione, così come a tutte le organizzazioni qui presenti che in tanti modi, con la generosità, la carità, la misericordia, l'attenzione, si fanno carico della vita di tutti coloro che soffrono e che vivono la malattia. Ecco, sia oggi per voi giorno di gratitudine, giorno di festa, giorno di grazia e di benedizione del Signore. C'è una immagine che vorrei raccogliere dalla parola di Dio per questa giornata, ed è l'immagine dell'abbassarsi. Abbassarsi. Ce la presenta anzitutto la lettera ai Corinzi di San Paolo che abbiamo ascoltato, che racconta l'abbassarsi del Figlio di Dio fino a diventare uno di noi e fino a vivere quell'abbassamento che è la croce, il dono della sua vita sulla croce. Gesù si è mostrato Dio, Gesù ha mostrato la sua grandezza, la sua potenza, abbassandosi, facendosi piccolo, venendo a condividere. E con più chiarezza ce lo racconta il Vangelo in questa bella scena dove viene fatto scendere il paralitico dal tetto della casa per poter raggiungere Gesù e la sua vicinanza. Questo abbassarsi del Figlio di Dio che è Gesù arriva a condividere e a farsi vicino a tutti quelli che soffrono, tutti coloro che vivono la sofferenza, la malattia, il lutto possono stare vicino a Gesù. Si fa di tutto, è possibile fare di tutto, anche scoperchiare un tetto, purché Gesù, o per consentire a Gesù di abbassarsi ed essere vicino. Lo ricordiamo anche nella parabola del Samaritano, dove il Samaritano, scendendo, anche qui un abbassarsi, scendendo da Gerusalemme a Gerico, si abbassa su quel malcapitato che è ferito e mezzo morto per la strada. Ecco, l'abbassarsi è un tratto tipico del nostro Dio. Abbassarsi è la divinità di Gesù, il suo modo di vivere la divinità e la grandezza dell'essere Dio, perché l'abbassarsi è un racconto di amore, è una storia di amore, è una esperienza di amore. L'abbassarsi vuol dire fare di tutto per amare, e tante volte occorre farsi piccoli per amare. Allora è l'avventura e l'esperienza di chi sta accanto ai malati. Occorre abbassarsi per dare una mano, dare un sostegno, un abbraccio e un sorriso.
occorre abbassarsi per farsi vicino a chi è bloccato magari in un letto o chi ha bisogno di essere alzato e pulito. E occorre abbassarsi, occorre farsi piccoli per diventare in mezzo agli altri presenze di amore. E questo è l'annuncio del Vangelo, perché è l'avventura di Gesù, il suo abbassarsi per amare, e ci dice che questo è il modo per stare vicino a chi è malato e a chi soffre. Abbassati. Ma vedete, l'abbassarsi vuol dire riconoscere la dignità e la bellezza di chi abbiamo di fronte. Abbassarsi è un modo per riconoscere la grandezza e la dignità umana che c'è in ogni persona, anche chi fosse piagato, ferito e malato. Ha dentro di sé la bellezza della vita, la bellezza dell'essere amato da Dio. Allora abbassarsi è anche un gesto di onore, di riconoscimento della bellezza della persona che abbiamo davanti. Ci abbassiamo non solo per aiutare, ci abbassiamo per accogliere con stupore, per ammirare la bellezza dell'opera di Dio in tutti, anche chi è segnato dalla difficoltà e dalla fragilità della vita e della malattia. Ma c'è un ultimo pensiero che vorrei condividere su questa avventura dell'abbassarsi come il nostro modo e il dono che possiamo vivere per stare vicino a chi soffre e a chi è malato. Dobbiamo, cari amici, riconoscere le tante persone che per noi, per me, si sono abbassate. Cioè, questo sguardo al doversi abbassare non è qualcosa che dobbiamo fare solo noi, che dobbiamo cioè fare noi per gli altri. Ed è già questo una grande esperienza di arricchimento. Ma ancor prima siamo invitati a riconoscere che nella vita c'è chi si abbassa per te, per tutti noi. Allora, se ci accorgiamo di chi si abbassa per noi, cioè se ci accorgiamo di come per tante strade ci sono presenze, volti concreti che per noi sono attenzione, pazienza, condivisione, gentilezza, aiuto, vicinanza, consolazione, e tutte queste persone per noi si abbassano, si fanno vicino a noi, ci donano il loro amore. Ecco, oggi credo che in questa giornata del malato ci venga detto: tutti siamo amati al punto che c'è chi si abbassa per te. E lo stupore e la riconoscenza di scoprire chi si abbassa per te regala un cuore capace di abbassarsi, capace di amare. È così che vorrei rivolgere il mio augurio a tutti voi, a chi è nella fragilità e nella malattia, a chi vive le forme diverse di aiuto e di vicinanza nell'abbassarsi, a tutta la comunità cristiana. Ecco, sia questa celebrazione e l'incontro di oggi insegnamento per tutti noi, parola di Vangelo per tutti noi, che è l'avventura dell'abbassarsi di Dio per noi e dell'abbassarsi nella nostra vita, che è l'esperienza dell'amore e dell'amare.